Location comune di Castelvolturno, in compagnia del presidente Gaetano Ambrosca, non nella veste di presidente di Prezioso Casa, ma presidente di una squadra di calcio, caro Gaetano. Sì, ciao Dino, grazie innanzitutto per la collaborazione. Sì, abbiamo iniziato questa avventura circa un annetto fa, proprio giusto. Quindi adesso stiamo presentando la nostra nuova stagione agonistica del Castelvolturno Calcio, ovviamente con degli obiettivi ben importanti. Quindi ci siamo. Io mi conosco i tuoi obiettivi, quindi obiettivi vincenti, perché dalla promozione bisogna salire subito in eccellenza. Quest'anno abbiamo l'obiettivo di salire in eccellenza, abbiamo un progetto importante, spero che il Comune insieme al Sindaco e a tutta la Giunta che ci stanno vicini ci possano dare la possibilità di avere uno stadio nostro, perché purtroppo lo scorso anno siamo stati nomadi e saremo nomadi anche quest'anno, quindi non giochiamo in casa. Lo stadio credo che per il prossimo anno verrà fatto, perché per costruire questo obiettivo che ci siamo posti abbiamo bisogno di una struttura importante. Insomma, anche perché la passione per il calcio di Gaetano è straordinaria. Dal 2009 è sponsor del Calcio Napoli sempre, e adesso, se permetti, caro De Laurentiis, una squadra la tengo anche io. No, ci divertiamo, è un hobby, è una passione, e ovviamente come tutte le passioni vanno fatte con una giusta organizzazione, con degli giusti obiettivi e lavorare anche sodo anche sullo sport. E dopo il presidente del Castelvolturno Calcio presentiamo il mister, nome e cognome. Angelo Valerio. Allora, Angelo Valerio, giovanissimo, naturalmente fortemente voluto da Ambrosca presidente, per un progetto interessante. Sì, più che interessante io direi un progetto concreto, perché nel calcio la parola progetto è come vedere la neve al sole, la neve nel deserto. Invece questa volta posso essere assolutamente convinto e sicuro che parliamo di un progetto solido, serio, reale, concreto, tangibile, quindi c'è tutto per poter far bene, gli ingredienti ci sono. Insomma, hai una bella responsabilità, perché poi chiaramente in una squadra di calcio il mister sì, ma poi il presidente vuole vedere i risultati. Sì, noi non possiamo esimerci dalle responsabilità. Credo e sono fermamente convinto che ho scelto di fare questo lavoro perché per me è un lavoro, e questo lavoro come principio cardine è quello di assumersi le proprie responsabilità, e noi non possiamo esimerci dal non farlo. Con lo staff sappiamo che dobbiamo affrontare un campionato tosto, difficile, con squadre importanti, attrezzate, però noi siamo una di quelle e proviamo a far bene, proviamo a fare il meglio possibile. Forza Castelvolturno Calcio, mi raccomando, alle istituzioni cerchiamo di far avere uno stadio dove poter giocare in casa, perché giocherete fuori casa quest'anno. Sì, innanzitutto questa è una cosa importantissima, saremo nomadi, però sinceramente daremo tutto per poter dare un senso di territorialità, comunque a prescindere dal giocare a Castelvolturno o meno, cerchiamo di dare questo senso di territorialità su tutti i campi, facendoci rispettare calcisticamente e umanamente, essendo delle persone corrette, leali e cazzute sì, ma con lealtà. In compagnia con il vicepresidente del Castelvolturno Calcio, che si chiama? Ricciardi Salvatore, piacere. Allora Salvatore, una bella scommessa, parte il campionato, prima la Coppa Italia per il campionato, del girone di promozione. Sì, quest'anno ci approntiamo ad affrontare il campionato di promozione Girone A Campania. Abbiamo l'obiettivo di vincere il campionato, come già asserito dal presidente. Ci ha dato come imperativo il termine di vittoria del campionato, assolutamente né secondi né terzi è vincere categorico. Il campionato. È stato molto categorico, e questo progetto è lungimirante e ambizioso. Nasce nel 2019, quando insieme al presidente Ambrosca, il dirigente napoletano e il dirigente romano, abbiamo deciso di prendere in mano la situazione calcio qui a Castelvolturno per cercare di fare qualcosa sia dal punto di vista calcistico che sociale, per attirare quanti più ragazzi possibili e magari toglierli dalla strada. Attendiamo solo con l'auspicio che il comune di Castelvolturno quanto prima ci riesca a dare una struttura adeguata alle ambizioni della società e alla popolazione. Potevano mancare alcuni calciatori della rosa del Castelvolturno Calcio? Assolutamente no, nella giornata di presentazione. Nome, cognome e ruolo? Carlo Colella, centrocampista. Alfonso De Lucia, attaccante. Allora, il presidente categoricamente ha detto bisogna vincere e chiaramente passare dalla promozione all'eccellenza. Sì, infatti noi che abbiamo sposato questo progetto già sappiamo che l'unico obiettivo è la vittoria del campionato.
Io quello che chiedo è, anche se giocheremo lontano da Castelvolturno, ai tifosi di seguirci, perché daremo grandi soddisfazioni quest'anno. Insomma, loro hanno le idee ben chiare, giusto? Assolutamente, non ci possiamo nascondere, il Presidente è stato chiarissimo, abbiamo tutte le carte in regola per poter far bene, anche se non sarà facile, ce la metteremo tutta, e mi lego a Carlo dicendo che chiediamo supporto di tutta la gente di Castelvolturno. Luigi Petrella, il sindaco di Castelvolturno, benvenuto su Weekend Dance, sindaco. Salve, salve, salve a voi. Insomma, io non conoscevo questo paradiso, è bellissimo, che ho ubicato il comune con questo fiume bellissimo che sfocia al mare, cioè è qualcosa di straordinario. Vabbè, cioè abbiamo tanti, tanti problemi a Castelvolturno, però possiamo dire che comunque abbiamo tante risorse naturali e quindi questo ci permette comunque, come dire, di tenere un paese vivo. Giustamente oggi parliamo della squadra locale di calcio, purtroppo non abbiamo il campo sportivo in questo momento, ma l'amministrazione si sta già predisponendo abbiamo partecipato ad un bando, quindi a breve, forse qualche annetto, non credo che questa stagione calcistica potrà ospitare la squadra locale, però penso che tra un annetto avremo anche noi lo stadio per poter poi essere, diciamo, come cittadini presenti. È importante avere uno stadio, non essere nomadi in un campionato di promozione. Magari lei dice l'anno prossimo abbiamo lo stadio e il Castelvolturno viene promosso dalla promozione all'eccellenza, facciamo una festa. Anche, sicuramente, perché sento che ho parlato con il presidente e mi diceva che si stanno attrezzando giusto per puntare al titolo della vittoria finale, quindi potrebbe essere effettivamente l'anno della svolta calcistica anche a Castelvolturno, la speranza che il territorio comunque si riprenda anche da altre cose. Quindi lei mi sta dicendo la squadra col presidente Gaetano Ambrosca si sta attrezzando per vincere il campionato, il comune si sta attrezzando per lo stadio. Certo, certo, questo è l'impegno che più volte, devo dire la verità, insomma, avevamo già sperato di avere qualche finanziamento, perché poi le casse del comune, in effetti, non per piangere, ma le casse del comune comunque non è che sono così piene. Per il momento da Castelvolturno, caro sindaco, forza Castelvolturno Calcio. Forza Castelvolturno Calcio, sicuramente, sì.